Si chiama burnout, sindrome di burnout, sindrome, quindi non malattia, ma ciò non vuol dire che non si stia male. I primi campanelli di allarme sono insonnia, cefalea, mal di stomaco, ma soprattutto insofferenza per i turni di lavoro e assenza di motivazione. E niente recupero nel riposo, insomma svuotati. Questa sindrome da 2 anni col Covid sta colpendo anche la scuola con i suoi lavoratori che sono gli insegnanti ma anche gli studenti. Al caffè letterario di Pescara l'associazione Alda e Sergio hanno riunito più che degli esperti dei diretti testimoni degli effetti di questa sindrome. Abbiamo portato avanti un progetto, Amaca Solidale, che ha avuto dei risvolti con i bambini tremendi, ma non soltanto con i bambini ma anche con i genitori. I bambini non è che ne usciranno fuori adesso come se niente fosse, i bambini sono stati un pochettino segnati da questa situazione. Noi, perlomeno io nella mia ignoranza, mi rendo conto che è qualcosa di pesante, perché li abbiamo fatti dipingere questi ragazzi, ma il colore che va avanti è soltanto un colore scuro. Quindi da qui vedi anche il bambino come sta stressato. Questo tipo di problematica è solo per i bambini o anche per gli insegnanti? Ma il burnout riveste a 360 gradi tutta la situazione, diciamo, dell'individuo. Io vedo grandi difficoltà da parte dei ragazzi proprio a fidarsi dell'insegnante. Io ho incontrato dei ragazzi senza mascherina, non li avevo riconosciuti. Ed era una cosa tristissima, perché li avevo visti durante diversi mesi. Dice: professore, ma non ha capito che sono io. Ho detto: Dio scusa, guarda, ho dato la colpa al fatto della mascherina, una cosa. Però in effetti, se ci pensi, è gravissimo. Ma non ci sono soltanto le scuole, ci sono le comunità educative. E qui, con ragazzi divisi drammaticamente spesso nella loro giornata tra comunità e famiglia, il Covid ha colpito ancora di più. La certezza di tornare a casa dall'oggi al domani scompare, perché noi operatori comunichiamo: voi non potete più vedere mamma e papà, li potete soltanto sentire telefonicamente, potete giocare attraverso le videochiamate, potete raccontarvi la vostra vita, la vostra quotidianità attraverso le videochiamate. Non vi nascondo che il famoso marzo 2020 chiamai la Presidente del Tribunale per i minorenni dicendo una follia, dicendo quello che io non avrei mai detto: non ottemperiamo più i provvedimenti giuridici, rimandiamo tutti i ragazzi a casa. Questa sindrome a Monza come l'avete affrontata? Ci sono due modalità, una è una modalità assolutamente personale, nel senso che per autodifendersi bisogna credere in quello che noi facciamo. È vero che siamo a contatto con bambini di cui oggi la maggior parte guarisce, l'80%, 85%, però c'è sempre quel 15-20% di bambini che non ce la fanno. E essere quindi predisposti nei loro confronti delle famiglie può provocare in effetti un bruciarsi. Quindi l'autodifesa deve essere di credere fermamente in quello che si viene fatto e quindi avere delle protezione anche per se stessi. Io faccio sempre riferimento a un episodio che può sembrare banale, ma San Martino, quando ha incontrato il povero e ha dato il mantello, gli ha dato metà mantello, metà per proteggere il povero e metà per proteggere se stessi. Punto secondo è quello dell'aiuto senz'altro degli psicologi. Io credo molto nel lavoro integrato tra medici e psicologi. Ma la scuola cambierà? E come? Secondo me i nostri ragazzi, in questo momento particolare di grandissima difficoltà generalizzata a livello mondiale, hanno bisogno di un rapporto con il docente che non può essere quello di prima, non può essere quello dietro la cattedra.